Buongiorno cari amici, per Radio No Frontiere, Parole e Libertà, per la rubrica Cultura. Oggi siamo agli scavi di Ercolano e abbiamo qui una guida che ci illustrerà un attimino il percorso turistico e diciamo le varie sezioni che i turisti andranno a visitare. Sì, buongiorno a tutti. Normalmente l'itinerario che noi facciamo vedere inizia normalmente dalla spiaggia. La spiaggia che è stata recentemente anche scavata, tutta la parte suburbana negli anni Ottanta, e poi ci inoltriamo nella parte un po' più antica della città. È un sito sicuramente che sta avendo molto successo negli ultimi 5 anni, infatti abbiamo assistito a un accrescimento di persone, di turisti. Quindi sicuramente è un sito molto importante, molto interessante, anche perché presenta uno stato di conservazione sicuramente migliore rispetto a Pompei. Diciamo che purtroppo, dato la mancanza di personale, abbiamo ancora edifici molto importanti come le terme suburbane, la barca che viene ritrovata sempre insieme allo scavo degli scheletri nelle fornici, come ad esempio anche la casa dei Sanniti, la casa del Belcortine. Purtroppo abbiamo ancora case che sono ancora chiuse. E questo è un vero peccato, perché sono case molto belle e diciamo che la gente paga comunque un biglietto e quindi dovrebbe praticamente far parte di un percorso. Comunque, nonostante tutto, la gente continua ad arrivare e la cosa anche un po' amara è che purtroppo già quest'anno non abbiamo cartine, non vengono fornite cartine, non vengono fornite comunque Deplian, e quindi il mese di, diciamo che prima il ministro del turismo Franceschini, da quest'anno abbiamo la prima domenica libera, la prima domenica del mese. Questo comporta comunque un accrescimento di persone, purtroppo però stiamo cercando di tutelare il sito, perché chiaramente viene gente di tutte le classi, certo. E quindi non tutti poi sono comunque interessati, non so, alla storia, ma vengono qui praticamente per la classica passeggiata. E speriamo che comunque il sito riesca a fornire comunque informazioni, e non solo, poi le case dovrebbero essere aperte, magari sarebbe anche interessante la Villa dei Papiri, la famosissima Villa dei Papiri, almeno a turno, settimana sì, settimana no, oppure magari soltanto il sabato e la domenica, di poterla comunque farla aprire, perché ci sono persone che spesso chiedono la visita alla Villa dei Papiri e attualmente è ancora chiusa. È ancora chiusa. Quindi noi diciamo, in effetti ci sono tante cose da vedere, quindi sarebbe il caso che il Ministero dei Beni Culturali potesse un attimino dare un occhio di riguardo, anche se, come ha detto lei, il Ministro Franceschini si è fatto vedere, come si dice, in campagna. Però c'è molto da fare, forse manca anche la necessità di personale in questo caso, quindi manca politiche di formazione, borse di studio per i giovani e per le giovani guide. E quindi diciamo, voi siete un'associazione, come vi muovete tra di voi? Dipendete sempre dal Ministero? Come siete organizzati? Noi siamo guide che praticamente 12 anni fa, 20 anni fa hanno fatto un concorso come tanti altri. E quindi svolgiamo presidio qui presso lo scavo e diamo appunto, forniamo non solo informazioni, qui cerchiamo di aiutare anche i clienti che vengono, che molto spesso è la prima volta, e quindi, ma anche cerchiamo di dare anche il servizio di guida, che va minimo da un'ora e mezzo, 2 ore, 3 ore, chiaramente poi dipende dal cliente che sia davanti. E sono ormai almeno 5 anni che svolgiamo questo servizio di presidio tutti i giorni e comunque grazie a Dio sta funzionando, anzi il presidio che le guide svolgono qui è un servizio in più, perché chiaramente se non ci fossero le guide a fare il presidio, molta gente viene qui, acquista il biglietto, entra e ovviamente è un po' spaesato. Infatti è importante, come anche a Pompei il presidio c'è sempre stato, ora negli ultimi anni chiaramente è aumentato, perché è aumentato anche il numero delle guide. Però è importante, con tutti i siti archeologici, di dare comunque un servizio di guida, di offrire almeno un servizio di guida. Quindi sarebbe necessario anche per le politiche, diciamo, del lavoro e dell'occupazione, magari una sinergia del Comune di Ercolano col Ministero, ma queste sono politiche un attimino complesse, cioè dare alle giovani guide magari di Ercolano, di Napoli, una borsa di studio per poter collaborare. Il problema forse è la comunicazione tra
i comuni e i ministeri. Cosa ne pensa su questo? Ma io più che il, diciamo, del borse di studio, quello che farei magari è andrei a rafforzare, a incrementare il personale. Cioè, perché di guide qui siamo arrivati anche a 15 persone, perché nell'ultimo anno, un anno e mezzo, un paio d'anni, c'è stato un altro concorso, quindi abbiamo avuto un numero maggiore di guide. Quindi per quanto riguarda le guide, il numero del servizio che stiamo dando ce n'è, quello sì, non è quello che manca. Quello che manca è quello che io magari mi sento di da dentro, guide, ecco. Venendo qui tutti i giorni, quindi guardando questa realtà, è comunque di rafforzare il personale, quindi a poter aprire più case, cioè terme suburbane, la barca, le case all'interno. Questo io magari andrei. Quindi mancano i fondi in effetti per poter. I fondi mancano forse non vengono spesi come dovrebbero. Questo. Io questo magari secondo me andrei poi a chiedere. Il dubbio è che se tra Ercolano e Pompei non c'è un'equa distribuzione. La gente arriva, quindi i soldi ci sono, ma dipende poi come vengono poi spesi, secondo me. Ecco. Poi ovviamente non. Dipende sempre da come viene ripartito, Però comunque rispetto a 10 anni fa possiamo essere contenti. Di una cosa che magari era dispersa rispetto a Pompei o no? Sicuramente negli ultimi, io sono almeno 5-6 anni che vengo qui e quindi sicuramente negli ultimi 6 anni è cresciuto molto. Però vedo, quello che vedo, quello che noto, che c'è ancora purtroppo gente che vorrebbe un servizio migliore. Anche ad esempio i bagni. Che è importante come biglietto della visita igienico. Come anche i bagni pubblici purtroppo. Molto spesso hanno avuto dei problemi e poi ci sono soltanto 2 bagni per le donne. Visto che comunque l'afflusso sta aumentando, bisognerebbe poi comunque fare qualcosina anche lì, magari mettere un terzo. Sono quelle piccole cose che comunque la gente arriva e sono cose proprio basilari, è l'A, B e C. Quindi manca in effetti anche una sinergia su coloro che operano sul territorio per avere magari anche un comitato delle guide che possa essere consultato. Questo manca e sono piccole cose, magari forse anche nei paesi europei. A volte io quello che farei, se fossi il direttore dello scavo o segretario, chi che sia, a volte è importante cercare di avere un colloquio con le guide, il personale della biglietteria, perché chi vive lo scavo può magari cercare di avere delle idee, quindi parlare, discuterne, perché magari se quella persona, quel custode, quella guida, oppure chi è magari incaricato al deposito bagagli, anche quello, perché tutte queste persone, componenti hanno, tutti i componenti vivono quella realtà e ognuno la guarda da un punto di vista, dopo un occhio diverso. Quell'occhio diverso ti può far aprire delle visioni che magari tu non sai. E quindi bisognerebbe cercare di fare proprio un meeting, cioè un incontro, e cercare di rafforzare quali sono i punti deboli. Andiamo a rafforzarli, andiamo a vedere e sentire gli altri, perché se si ascoltano le persone, e alcune persone magari se dicono che ci sono dei punti deboli, non lo dicono perché magari vogliono infangare, assolutamente, le cose si dicono perché si vogliono rafforzare, non tanto per la critica, per la polemica, no, perché chi la vive vuole, perché se qui il lavoro aumenta, aumenta pure per me e mi fa piacere anche a me che poi Ercolano se ne parli bene. Va bene, allora per la rubrica cultura di Parole Libertà ringraziamo la nostra guida che gentilmente ci ha fatto un'illustrazione certosina e rimandiamo i nostri radioascoltatori alle prossime rubriche esterne. Grazie.